Allora, una serata che si sta decisamente animando. Presidente Cespa, intanto facciamo una riflessione sull'intenzione al premio alle arti, le arti che sono finora state le più disparate e che continueranno in una seconda sessione. Una sua riflessione. Ritengo che dare spazio allo sviluppo e al riconoscimento del valore dell'arte in tutte le sue manifestazioni sia una delle cose più essenziali che, diciamo, il genere umano possa fare. Non a caso noi partecipiamo di una vita di un paese che ha un'eredità culturale, artistica, forse la più grande al mondo. E questo penso che dia anche la possibilità di far crescere la sensibilità e credo che sia uno degli elementi più belli, che non a caso il popolo italiano è una cosa molto ma molto diffusa e molto sentita. Noi abbiamo avuto tantissimi esempi di persone che sensibilmente danno la loro origine, la loro cosa proprio all'educazione che hanno avuto, alle scuole che hanno frequentato, agli interessi culturali che hanno avuto. Quindi in effetti l'arte smuove l'animo, lo diciamo nella maniera più semplice e più naturale. Questa è una definizione molto bella che ci colpisce. Le chiedo invece cosa ne pensa di quando personaggi emeriti o illustri del mondo delle arti, intese come abbiamo detto prima su più segmenti, mette la propria professionalità e anche personalità a favore di una buona causa, un po' per dare l'esempio. Secondo lei è efficace tutto questo? Penso di sì. Non solo efficace, ma credo che sia anche, me lo faccia dire, che sia un po' un dovere morale. Il valore di chi ha avuto la possibilità, la fortuna, le doti di poter dare sviluppo alla propria capacità artistica, culturale, deve in qualche modo rientrare, diciamo, in quelle che sono le esigenze della società. Ed oggi più che mai l'esigenza fondamentale è sempre più evidente nel bisogno di creare legami con i bisogni, perché i bisogni cominciano a diventare tanti, tanti. E non più le strutture, lo Stato può intervenire a sostegno, perché abbiamo una realtà multiforme da dove scaturisce un mare di esigenze e noi questo lo sentiamo moltissimo. Quindi poter dire e riconoscere che persone che hanno la fortuna, io la ritengo una fortuna, come ognuno di noi ha dei talenti, loro hanno dei particolari talenti, di poter dare spazio alla loro creatività, alla loro fantasia, alla loro genialità, possano dare questo tipo di contributo, è fondamentale perché aiutano pure noi a vedere un po' degli aspetti belli, belli della natura, delle persone, della società. Allora, noi la ringraziamo, naturalmente questa è una serata anche dedicata, quindi non bisogna mai perdere di vista lo scopo e quindi abbiamo i nostri videoascoltatori pronti ad accogliere una sua riflessione sulla destinazione ultima. La destinazione. Guardate, credo che una delle cose più belle che ci siano al mondo sia quello di vedere un bambino che torna a sorridere emergendo dalla malattia. Noi sono ormai 20 anni che ci siamo buttati in questa impresa, iniziando in maniera forse un po' spavalda e scoprendo quanto serve diventare sempre più professionali, più capaci, senza perdere l'animo vero del volontariato, che è la molla fondamentale, che riveste di tutto le motivazioni. Tutto quello che noi riusciamo oggi e da 20 anni a raccogliere, a mettere è a disposizione di questi bambini, perché non ci scordiamo, questi sono le donne e gli uomini di domani, di qualunque paese siano, italiani, stranieri, e potrei raccontare tante di quelle storie, sono gli uomini e le donne di domani, noi abbiamo un obbligo verso questo futuro, non lo possiamo dimenticare e ognuno partecipa con quello che può.